Qui il big sei assolutamente te, i complimenti te li devi prendere tutti, non arrossire, tanto te l'aspettavi un minutino di giusta e dovuta celebrazione. Io sono veramente molto contento, perché chiaramente non tutti, come ho detto nel post quando l'abbiamo annunciato, si mettono in gioco così come lo stai facendo tu, e per me è ovviamente fonte di grande orgoglio, ma anche di piacere cercare di passare una passione come quella del competitivo Pokémon. Io ora vorrei sapere, caro Michele, quali sono le tue motivazioni prima di cominciare questa nuova cavalcata. Beh, io adoro avere competenza in generale, quindi in realtà, visto che io parlo di videogiochi in maniera omnicomprensiva, ben venga saperne di più di quanto si può sul competitivo di Pokémon, principalmente perché comunque la superficie l'ho grattata, ed è secondo me il modo in cui il modo in cui io posso godere di Pokémon da grande, perché si è passati dall'infantile meraviglioso i Pokémon belli a cui vuoi bene al il Pokémon bello è quello forte. È verissimo, io ti stavo dicendo, secondo me non serve appunto che tu ti metta lì, te la studio, che tanto facendo match, perché poi com'è che si migliora banalmente? Maturando chilometraggio, lo sai meglio di me. Esattamente, sì. Poi prendi un'abitudine tale che il tuo cervello, insomma, elabora le debolezze e resistenze anche doppie, che talvolta è quello che... Sai, io ho una conoscenza stratificata di anni e anni, quindi... certo, vabbè, è ovvio. Alle volte non mi rendo nemmeno conto quanto... Magari, non lo dico per incensarmi o per incensarmi chi fa il Pokémon, no? Ma sia magari difficile fare al volo una debolezza resistenza di una tipologia doppia, ma quella è la figata, cioè io ho esempi simili su altri franchise, tipologie di gameplay anche appunto complesse, e capisco l'istinto di cui parli. Agire su qualcosa che richiederebbe 3-4 filtri di pensiero, ma che tu in realtà hai già fatto perché hai interiorizzato. Mi piace, stiamo aprendo porte su porte, poi magari le richiudiamo e approfondiamo le varie stanze. Il calcolo del danno non è un danno fisso. Un danno può essere un range, può essere un range, e quindi questa cosa automaticamente fa sì che se un danno fa da 75 a 102%, una mossa lotta sul nostro Snorlax fa da 75% al massimo 102%. Sì. Quando fa 75 e quando fa 102, e lì c'è un RNG, lì è proprio casuale. Dare 16 EV in difesa può far sì che il danno diventi 72-99. Sì, sì. Io ho una certezza matematica che prima non avevo, a fronte di un piccolo investimento magari, che magari non mi cambia il danno offensivo, avendo detratto tali punti dal boosting della statistica offensiva, per reggere, e quindi anche per poi poter impostare un game plan mentalmente solido ed affidabile, sapendo, a discapito dell'avversario che non lo sa, di reggere una mossa e poter rispondere. Non so se è stato un po' complicato, ma... No, perché figura, guarda, tranquillo, i generi comunque è chiarissimo, non preoccuparti. Più che altro sto pensando a quanto, ancor più in nome di quello che hai detto, è stupidamente contorto il percorso ufficiale in una cartridge per fare una cosa del genere sui propri Pokémon. Cioè, Game Freak è pazza se pensa che per fare ogni... Cioè, in teoria, quindi, in base anche soltanto a come potrebbe ragionare il tuo avversario, adesso che sappiamo questa informazione, tu dovresti avere decine di migliaia di uova soltanto per fare per fare il set contro quell'avversario. Poi... Anche questo è un altro argomento che tu molto lucidamente hai già capito. Questo è un ale team, cioè un team basato sulla grandine. Meteo non molto utilizzato, noi ci siamo divertiti comunque a provarci, i risultati sono stati eccezionali, no? Abbiamo questo Beartic che sotto grandine ha la velocità raddoppiata, la Weakness Policy di cui ti parlavo prima, perché comunque ha tanti PS, la sfrutta bene. Ninetales in grado di mettere con il potere la grandine al suo entrare in campo. Ah, wow, quindi non sprechi neanche un turno. Focus Ash, che è la Focal Nast di cui parlavo prima. Aurora Veil, una mossa che se te la fai, ma la puoi fare solo se c'è la Ail in campo, ma con lui ce la potresti fare. Che per 5 turni mette il Vela Aurora, come se tu avessi messo riflesso e schermo luce insieme. Cioè, fortissimo. Bora per far danno e magari axare, giusto? Bravo, okay. E ad area, quindi hai un 10% di frizzare a destra e a manca. Io qui contro di lui porterei, lui è terra, il primo il serpentone. Potrei pensare di provare davvero il piano bello di andare con l'orso, abbraccia sì, tutti. Esatto, che abbraccia. Però siccome c'ha Arcanine, che ha lo stesso potere di Insino, cioè prepotenza, ci cala l'attacco, nonché è fuoco, gli metto accanto Milotic. Ok. Esatto, che potrebbe potenziarsi di botto. Sì, lui peraltro mi sa anche di Trick Room, non è bellissima sta cosa. Rotom fa benissimo qui perché lui ha 1, 2, 3, ha 4 Pokémon deboli o a erba o a elettro. Ah, è vero, perché gli scontri non sono di 6, giusto? No, 4. 4 contro 4. E poi per ultimo, per chiudere il cerchio, Passimian non lo vedo performante per ragioni che non ti sto a dire. Ninetales, non abbiamo bisogno di mettere la Hail perché la mossa Dynamax Ghiaccio di Beartic la mette lui. Porterei Incineroar, che è un Pokémon bello per tutte le stagioni, specialmente in questa bassa ladder, perché abbiamo bisogno di un po' di equilibrio. Duro, esatto. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, siamo tornati, e siamo tornati con un ospite, ma ormai non mi piace più neanche definirti ospite perché dai, sei praticamente anche di casa, su, diciamolo, sì, diciamolo. Ma perché non è un ospite in questo caso, perché si sta facendo qualcosa che ha un ruolo, non tanto in nome dell'ospite ma del contenuto che si va a creare con Wish, quindi è proprio una cosa, è un contenuto, è un progetto. È una cosa interessante, perché chiaramente per chi non lo sapesse abbiamo cominciato qualche mese fa, poi c'è stata la bomba atomica del Covid, problemi di natura personale, ma niente di che, impegni della vita di tutti i giorni da parte mia, da parte del buon Mike, e quindi abbiamo un po' lanciato la palla oltre la metà campo, ma alla fine della fiera torna quasi bene perché fra 20 giorni escono i DLC che nuovamente rivoluzionano tutto il mondo del competitivo Pokémon, quindi fare una live oggi dove facciamo un po' il reassemblement di tutto, riprendiamo un respirone e poi si va avanti, secondo me torna anche comodamente bene. Perfetto. L'idea, chiaramente continuando a spiegare a chi ancora non lo sapesse, ma veramente pochi immagino, è quella di istruire, mi suona strano, ecco, dirlo. Vabbè, mi fai da coach. Per fare da coach. Devi istruirmi, è qualcosa sulla quale ho grosse, se non complete, lacune informative proprio di dati e cultura, quindi let's go. Yeah, mi piace. Perché chiaramente, insomma, poi come ho detto anche nella descrizione del ricaricamento sul tubo della live precedente, di allievi così non ne capita per le mani tutti i giorni, quindi... Anche perché nella puntata precedente, nella live precedente, avete visto insomma il recappino durante lo starting soon, hai centrato spesso e volentieri subito il punto delle varie tematiche che abbiamo trattato, sia della stratificazione appunto delle conoscenze, delle debolezze e resistenze, sia del problema di dover fare varie spread al volo e quindi la necessità di fare più Pokémon, non so se ricordi. E quindi il materiale, la stoffa è buona, andiamo avanti, ma magari al tuo buon cuore, come ci siamo detti anche prima, serenamente su Discord, se c'è qualcosa, una parte oscura che ancora di quello che già ci siamo detti, facciamo un ripasso. Quindi sono tutto tuo. Io ho preparato dei team, tre team sostanzialmente, tre archetipi abbastanza utilizzati adesso, di cui uno che è questo qua che vedete con Sneasel, Cobalion, Colossal, che incarna abbastanza l'idea e lo stereotipo del team moderno adesso, con 1000 combo per potenziare tanto il Dynamax designato a seconda del team dell'avversario. Questa cosa poi la Okay. La approfondiamo insieme, perché ti ricordi Sneasel, Mike? Sì. Che non il suo ruolo potente. No. Dico così. Avrebbe avuto anche un'evoluzione. Un'evoluzione, no? Che è Weavile. Mm-hmm. Sì, ecco, sì, ebbene, si tende a giocarlo non evoluto, tanto quello che deve fare lo fa lo stesso, anche se non è statisticamente più sviluppato, perché c'ha un'abilità che la sua evoluzione non ha, ossia una cosa, Inner Focus, che lo rende migliore dell'evoluzione. Quindi no, come vedi... Questa è una sorpresa, cioè, completamente fuori di testa rispetto a quello che so, perché... Di solito comunque devi fare qualche, diciamo, modalità secondaria per accettare Pokémon non evoluti nel gruppo. Invece, fico. Questo è, infatti, è uno dei motivi per i quali ho preso questo team qua, che chiaramente per chi, appunto, dai, facciamolo vedere un po' in maniera orizzontale. Sto parlando di questo Sneasel col Coba. Coba sta per Cobalion, che è il Pokémon, lo spadaccino azzurro, Colossal, il blocco di carbone. E Sneasel in questo team qua è in grado, nel VGC moderno si tende, no Mike, come abbiamo detto la scorsa volta, a potenziare massivamente il Dynamax e poi cercare con il Dynamax di fare una, due kill, tre kill, insomma scardinare il posto di blocco. E Sneasel è in grado di potenziare a manetta, già il duo proprio tecnico, con Surf Colossal. Poi ti vado a spiegare. Che anche. Ovviamente per me ha poco significato, nel senso... Io poi vado a sviscerare dopo, eh. E sì, con conosco... Beat Up Cobalion. Quindi nel 90% dei casi con questo team si parte o Sneasel Cobalion, Sneasel Colossal. Io ti volevo introdurre anche questo concetto del potenziamento massivo della Dynamax, che abbiamo già trattato, ma... Questo team incarna proprio il concetto. Dimmi tutto. Allora, credo sia una cosa abbastanza straightforward, nel senso che, salvo che ci siano meccaniche che io non conosco all'interno dei nuovi capitoli, per quanto li abbia comunque giocati finiti, il potenziamento massivo della Dynamax è comunque legato agli strumenti e funzionamenti delle abilità normali per potenziare il Pokémon. Da 0 a 5, giusto? Hai... attacco, difesa, attacco speciale, difesa speciale, velocità, 0 a 6, eccetera. Sì, però sì. Però 0 a 6. 0 a 6. Sono 6, ok, quindi sono 6, però massimo 2 alla volta, no? No, e qui lo vediamo proprio in questa circostanza, perché con determinate mosse, diciamo, più tradizionali, e qui si spara forte. Ora, infatti, ho preso proprio un estremo, una terapia d'urto con questo team. Perché chiaramente noi siamo abituati, no, a danza spada, ricordi, più 2 d'attacco speciale. Sì, io ho sempre giocato in maniera buffa, perché ho sempre... io adoro il potenziamento, è un concetto che a me proprio nel GDR piace tanto. Però allo stesso tempo l'ho sempre fatto per gusto, non sentendo che fosse efficace, perché nell'istante nel quale perdi quei turni, spesso e volentieri non riesci neanche a sfruttare il potenziamento che hai ottenuto, perché non sai cosa fare per... insomma, gestirti la survivability di quello che è stato potenziato. Chiarissimo. Te capisci, quest'anno con la Dynamax tu hai la possibilità con una spada di fare cavaliere estremamente più potente, un Pokémon a tua scelta, e quindi un potenziamento sul Pokémon Dynamax è un potenziamento che è alla seconda ulteriormente, no? Ecco perché vanno per la grande strumenti come Vulneropolizza, di cui abbiamo parlato, Weakness Policy, che vediamo infatti qui su Colossal, sul blocco di carbone, che fa sì che quando vieni colpito da una mossa super efficace, attacco e attacco speciale prendono un +2 di stage. Allora, ti faccio una domanda. Tu, al di là di quello che fai nei tuoi contenuti e così via, nelle tue partite... Hai consapevolezza di come si chiamano le mosse in generale in inglese o le usi in italiano? Io le uso in inglese. Ok. Cioè, è molto più probabile che non sappia il nome di una mossa in italiano. Allora ti faccio una richiesta. Le vuoi in italiano? No, non dirle mai una volta in italiano. Ah, benissimo, ok. Perché mi ammazzi. Ok, guarda, nel senso che ti confondo. Sì. Ok. No, guarda, sfondi la porta aperta e avevo quasi il timore tu... potessi chiedere il contrario, però conoscendoti mi sarebbe sembrato strano. Sì. Cioè, a livello competitivo è il motivo per il quale io streamo anche proprio le mie partite di Battlespot, le faccio in inglese. Sia perché ci segue anche qualche diverso. No, vabbè, certo, perché a livello tutto contenuto pure gameplay, no? Hardcore, eccetera, e agonistico, lo capisco. Però il fatto è questo. No, io sono proprio cresciuto con l'inglese, quindi cioè, io è molto più probabile che chieda magari ai ragazzi in chat come si chiama in italiano quella mossa. Ok. Perché alla fine, cioè Aire Impulse, mossa di Raichu, io non so com'è in italiano, capito? Quindi è... Io non... Comunque la stragrande maggioranza delle mosse, in un contesto che non sia il Pokémon di quando si è nel 98 a giocare a Pokémon blu e rosso, in cui ti fai turbo fuoco, lanciafiamme, fuoco bomba, terremoto, certo. Esatto, il terremoto. Comunque neanche le conosco. Quindi se mi dici il nome, non è che dico ah sì quella, dico ok, ora ce l'ho. Se poi mi dici un'altra in italiano è la fine. No, ok, guarda, per me è ottimo, cioè super, benissimo, perché almeno posso andare sciallo. Io stavo associando i nomi anche italiani perché non sapevo, se me l'hai detto, perfetto, ottimo. Allora, Weakness Policy o Weakness Policy, mi sbaglio sempre le pronunce. Policy tira doppia l'attacco e l'attacco speciale, ok? Nel caso di Colossal... Doppia. Okay. Sì, perché ti porta più 2 l'uno e a più 2 l'altro, che in gergo poi matematico il più 2, più 1 in statistica vuol dire per 1,5, ok? Più 2 significa per 2. Non diventa questa cosa. Quindi tu puoi arrivare al... Per 4. 300, 400%. Infatti 400%. 400%, perché più 6 stage è 400%. Ok? È proprio Pokémon, eh? Eh sì. È un gioco per bambini, no? Cioè, ok. Va bene. Chiaramente al ritroso, meno 6 è per 0,25. Per un quarto. Chiaro. Ok? Chiaro. Va bene. In questo caso Colossal è forse, guarda, uno dei Pokémon più particolari. È stato introdotto con Spada e Scudo, Galar, e ha un'abilità veramente lurida, Steam Engine. Perché quando viene colpito da una mossa acqua o fuoco, steam, no? Carbone, o acqua o fuoco, la sua velocità massimizza, diventa subito, immediatamente, per 6. Scusami, più 6, quindi per 4. Vabbè, sì, vapore, ok, sì, ok. Ok? Ora, il ragazzone è debole 4 per all'acqua e non ha una grande difesa speciale. Ho capito, quindi se lo prendi con una mossa acqua, se l'avversario ti prende con una mossa acqua, a meno che non faccia particolarmente pena un attacco speciale o un attacco, ti tira giù. Lo sfondi, ok. Ma se tu... Guarda un po', guardiamo, ci arrivi sicuramente da solo. Guarda l'attacco speciale di Sneasel. Allora... Aspetta, io avevo avuto questo presentimento. Io ora sto guardando comunque lo schermo chiaramente, ma dalla diretta, perché la condivisione non la vedo più su Discord. Forse perché andando in stream è partita una protezione del software. Provo a fare un touch. Te lo ricondivido. Ok, vediamo se funziona. Perché altrimenti non ho problemi. C'è qualche secondo di delay. Okay, hai tutto, capo. Ora funziona. Funziona? Yep, devo solo riuscire a metterlo full screen. Ah, fatto. Ok. Ok. Ci siamo. E io come metto Showdown mi risparisce il mouse. Ecco cos'è successo. Se io metto... Perché dovete sapere che primamente ci stavamo collegando, abbiamo fatto dei test. Esatto. Abbiamo fatto dei test, mi è sparito il mouse e quindi... Però abbiamo anche trovato il barbatrucco, che è veramente poco professionale, ma che lo vado a rifare, cioè si stacca il mouse e si riattacca. Mi sembra perfetto. Nel mentre che io stacco e riattacco, fai le tue giuste conclusioni. Io cosa ti ho detto? Se lo si prende una mossa acqua va a più 6, guarda l'attacco speciale, Surf chiaramente è speciale, ok? Surf, allora, mossa acqua ad area, colpisce tutti, compagno ed avversari. Guarda un po'. Oh! Ah, ma tu quindi puoi autopotenziare... Oh, cazzo! E infatti... bellissimo, è sadico, capisci? È geniale, è geniale. Queste cose a me mi eccitano da morire, perché praticamente... Oh! Ragazzi, si è triggerato non solo Colossal, ma anche Sabaku. Perché, aspetta! Bello! Aspetta, mentre hanno anche visto la mia super serie da gaming... A... Unito a... Non solo abilità, unito a... Weakness Policy. Ah, sì, no. Però aspetta, Weakness Policy... Quando il Pokémon è l'oggetto, okay. Quando il Pokémon viene colpito, la mossa super efficace e Surf è super efficace, l'attacco speciale e l'attacco aumentano. E l'abilità dice quando viene colpito una mossa acqua o fuoco, la velocità va a più 6. Quindi Surf okay. In un colpo solo dà più 2 in attacco e in attacco speciale, e Colossal te lo può giocare o fisico o speciale a seconda delle scelte. Io preferisco speciale. E la velocità ti si bomba, quindi te con Surf immediatamente hai un Pokémon che da lentissimo diventa, perché non è veloce Colossal, diventa probabilmente il più veloce in campo e gli viene immediatamente raddoppiato l'attacco. E questo è il tipo di party che si ritiene e si definisce One Trick Pony, oppure no? Nel senso che è tutto intorno a lui o... Sì. Ok. Perché le sorprese non sono finite qua. Ah. Ok. Questo signore ha avuto una Gmax. Una Gigamax evoluzione. Okay, d'accordo. Ricordi che ci sono i Dynamax che... Sì, no, fin qua ci... E poi ci sono pochi eletti, neanche poi tanto pochi, che possono usufruire di una forma diversa, in forma Gigamax, che gli comporta anche avere una mossa della loro tipologia stab, same type attack bonus, quindi... Sì, ok. Che ha un effetto particolare. E questo ne abbiamo parlato la scorsa volta. Sì. Bene, l'effetto particolare della mossa roccia di Colossal è devastante. Perché Gmax Volcalit, che è il nome della mossa Gigamax, mette sul terreno avversario un dot su ambedue i Pokémon. Non solo quelli che ci sono al momento del tiro della mossa, ma anche quelli che entrano poi dopo. Per 4 turni prendono un sesto e un sesto di danno ogni turno. E quindi aspetta, suggerisci che quindi i dot sono sempre di gruppo, mi sembra, no? Le spine... o no? Cioè, allora, le spine e quelli che vengono chiamate genericamente entry hazards. Ok. Cioè, sì, sarebbero uso condizionale di gruppo, però in doppio non vengono usate. Quindi non vengono usate perché inefficaci o perché vietate? Perché perdi un turno per fare una entry hazard che poi probabilmente non capitalizzi. Ho capito. Mentre qui la metti intrinsecamente a una mossa da 130. Cioè te fai danno e metti anche, capito? E metti anche, ok. Quindi questo coso è particolarmente devastante. Se non lo si countera. Certo, figo. Okay. Però è debole 4 per all'acqua e 4 per alla terra. Quindi ha due debolezze particolarmente diffuse in VGC. Che insomma è quello che di base non metteresti mai in un gruppo, appunto. E invece Ok. Quindi già abbiamo introdotto un signore importante di quest'ultimo periodo di VGC, che questa è una strategia non telefonata di più. Cioè te quando in team preview vedi Colossal è quello più il suo catalizzante, che ora è Sneasel, un mese fa era Dragapult, un Pokémon che è stato bannato perché ogni 2 mesi cambiano le regole, no? A questo giro andavano. Tu lo sai quello che l'avversario vuol fare, giusto? Sì. Però è talmente forte alle volte e crea dei 50 e 50 mentali che se te non hai costruito bene il team per dire da Colossal non perdo, perdo da altre cose ma da Colossal non perdo, ci sta che comunque tu, sapendo quello che l'avversario vuole fare, se l'avversario gioca anche bene non ci riesci. Cavolo. Ok. Non male. D'accordo, quindi questo è il setup di un Pokémon, diciamo, avanguardia, inarrestabile, è uno dei tipi di party classici che si usa, ok. Qui la cosa ancora più interessante è che questo non è un duo, ma è una triade. Perché io te l'ho detto all'inizio, Sneasel è in grado di catalizzare con Surf Colossal, ma con Beat Up anche Cobalion. Però aspetta, a questo punto mi sorge spontaneo il dubbio. Ah, ecco, adesso mi sono risposto guardando lo schermo. Ok, mi piace, perché stavo pensando, non ho lanciato uno sguardo al gruppo, proprio perché comunque per me, a parte quello che mi hai appena introdotto, sono Pokémon lì e basta. Quello che mi stavo chiedendo è, vabbè sì, tutto figo, mi piace, strategicamente funziona, il risultato è appagante, però quello è un Pokémon non evoluto che deve necessariamente essere lui l'innesco della strategia, e quindi, porca miseria, non è il tiro a iniziativa. Quindi lo scoppiano immediatamente, saranno tutti più veloci di Sneasel. E poi ho visto invece che non è così, perché tu lo pompi a manetta in speed. È pompatissimo in velocità. E resistente. Cioè, Weavile è ancora più veloce di lui. Ma in quella fascia di stratosfera di Pokémon particolarmente veloci non cambia niente. Cioè, lui supera già tutti quelli che Weavile supera e Weavile non supera quelli più veloci di lui. Quindi, ovviamente. Quindi non... Quindi, perché io stavo proprio pensando che nell'istante nel quale ti viene giù quello, hai lavorato per niente, cioè hai semplicemente perso. Sì, indubbiamente. Il fatto è che è facilmente triggerabile e poi è difendibile, anche perché si difende da solo, nel senso, ha una bella coverage di tipologia, perché ha la mossa erba, che colpisce super efficacemente i Pokémon di tipo terra, e i Pokémon di tipo acqua. Vedi Solar Raggio, Solar Beam, no? Sneasel, no. No, 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 Colossal. Dici anche senza... Ah. Ok. No, io parlavo per buttare giù, non Colossal. Sneasel. Sì. Sneasel però ha Focus Sash intanto, eh? Focal Mouse. È quello che ti permette di restare in vita, non ho capito. Quindi una botta la regge. Figo, è fatta, ok. Ok? E aspetta, perché arriviamo all'abilità? Perché Sneasel? Per Inner Focus non può tentennare, quindi bruciapelo, la mossa che viene giocata capisci? Le avete pensate tutte? Siamo terribili, una delle cose, io ho giocato competitivo solo una volta, perché per tot mesi, ma basta, proprio quando tornai a giocare a Pokémon praticamente sui 30, ho deciso, vabbè, basta, non mi faccio più gli amici preferiti, i Pokémon belli sono i Pokémon forti. E allora cominciai a fare qualche partitella in giro a caso, non tornei o cose del genere, però puntando a quello che era il meta, una strategia, comunque un gruppo maxato, 10.000 uova e incubi vari. Però una cosa che mi mandava in bestia era l'epoca Kangaskhan, che non faceva altro che farti tentennare tutto. Continuazione. Io infatti ricordo te facevi video, era il 2015. È l'anno che io ho vinto i nazionali. Con Kangaskhan. Ah, vedi, stronzo. Esatto, perfetto. No, era quello. Sì. Quindi il tentennino lo conosco bene. E bruciapelo è tuttora una mossa che in VGC è competitivamente super valida, perché a priorità alta, quindi un Pokémon lento con bruciapelo può comunque far tentennare, fermare un Pokémon che vuol fare una cosa, e in questo caso non lo fai. Quindi o parti con due Pokémon, più veloci di Sneasel. Vabbè, sì. Però, cioè, uno dei mantra di Pokémon è tanta velocità, poca resilienza. Cioè, quelli veloci, solitamente, sono gracili. Sì. Quindi che fai? Fai una lead, cioè metti due Pokémon in campo, tutti e due più veloci, Talonflame e Jolteon. Io però ho altri 5 Pokémon, metti che non parto di Sneasel. Ah, certo. Capisci? Però, sì, ho capito. Ah, certo, sì. Quindi in realtà questo porta alla successiva domanda, che è una provocazione la quale... ritengo comunque ormai dopo tutti questi anni abbia come risposta chiaramente il no, però la faccio, la mettiamo agli atti, diventa parte del nostro percorso, perché stavo pensando a questo discorso, a questo confronto di parti e così via, come far sopravvivere Sneasel, potenziare i cicciottoli, però proprio in nome del One Trick Pony e così via. Io stavo pensando, la risposta probabilmente no, però non è possibile a questo punto che mi hai già risposto con, questo trucchetto, però in generale che tu abbia costruito un party per partecipare a qualunque cosa, la qualunque sia, e ti ritrovi davanti un avversario e hai già perso. Capisci cosa intendo? Cioè, sì, sì, dipende da stagione a stagione. Questa è la mia opinione ovviamente personale, ma penso di poterla dare. Sono qui con te, esatto. E dipende da stagione a stagione. Ci sono state purtroppo delle stagioni con un regolamento cosiddetto match-up based, cioè molto in base a quello che trovi, molto carta forbice sasso. Quest'anno abbiamo anche forse un po' il problema opposto, perché la Dynamax è una meccanica estremamente democratica e trasforma, te lo dico con un eufemismo francese, la merda in oro, quindi qualsiasi cosa può diventare da schifo, li si raddoppia PS e è giocabile, quindi c'è una discreta varianza, chiaro, figo, intesa proprio come termine statistico, per, di roba giocata. È una meccanica che però chiunque, anch'io la posso giocare così come il mio avversario, quindi si riequilibra un po', però diciamo no. Io comunque ora sto facendo tutta una campagna elettorale di Colossal e te lo sto proponendo illegalmente forte, ok, ma ci sono una miriade di contromosse abbastanza oggettive che lo bloccano, bada bene. Ovvio, ovvio, no, ma infatti si va step by step ovviamente, sì. Quindi... detto questo, non ti ho detto una cosa prima, ossia, spesso e volentieri quando ci si vuole andare a triggerare la weakness sul Dynamax, ora non con Colossa, magari con altre cose, si usano anche mosse single target, che ne so, Acqua Jet, a priori ti acqua. Se l'avversario però ha un Redirector, un Pokémon con Follow Me o Rage Powder, in grado di reindirizzare su di sé l'attacco. Ok. Te ti prendi questa Acqua Jet, l'avversario non si attiva l'oggetto, scusatemi, e rimane un po' col cerino in mano. Ho capito. Con Surf non succede, perché è una mossa ad area. Colpisce indistintamente tutte e due le avversarie e il compagno. E questa cosa... lo rende quindi oggettivo. Nel frattempo salutiamo il cane dei vicini che ovviamente oggi si dà la pazza gioia. Non si sente. Io, ragazzi, lasciamo perdere. È importante questa cosa perché Sneasel non può essere quindi bloccato, Sneasel Colossal, da un Redirector. Il Redirector è comunque utile per indirizzare colpi di Colossal dove vuoi te, perché questo picchia, se no poi. Ma poi rende anche le varie eventuali focus sash degli avversari rotte da Surf. Gli fai 5-6 PS, giusto? Perché Surf non fa niente di Sneasel, però glieli fai. Foca al nastro, ricordati, funziona solo se quando prendi la botta che ti manderebbe KO la prendi a piena vita, proprio a piena vita. Non è che ti fa reggere proprio... ti fa reggere il primo colpo, ma se il primo colpo tecnicamente è stato Surf, cioè l'altro ti può buttare. Quindi perfetto. Contro Colossal il Redirector non funziona, è utile come detto, lo ripeto, ma che gli rompi anche la divinità, ma neanche da dire metto un Pokémon acqua che è gracile con la Focus Sash e poi rispondo senza Dynamax. Non lo puoi fare perché Sneasel ti rompe il Sash e poi lui ti fa magari la mossa erba, capito? Sì. Chiaro. Niente male, cioè tu fai diversi effetti in un secondo. Poi l'idea, se ti va dopo, potrebbe essere fare qualche match con questo team qua su Showdown, veloce, in bassa ladder, molto autopilot, così che vedi poi l'atto pratico. Quello che intriga, infatti, è una volta che hai fatto un'esposizione, abbiamo affrontato un approfondimento, vederti anche, non necessariamente super fast, ma fare il processo in una partita, vada come vada, così da vedere anche quello che può succedere nella casualità degli eventi. Poi è ovvio che... adesso non so se esistono diverse stanze o ricerche matchmaking particolari, se vai a caso trovi gente particolarmente normale. Però sì, in realtà, su Showdown, quando parti, Showdown, ti dà la bassa ladder, quindi a noi in questo caso ci fa comodo, perché siamo... Esatto. Ok? Ok. Non abbiamo parlato di Cobalion, Mi spiccio perché sennò non voglio essere tedioso. Cobalion ha abilità... Guarda, considera, è il contrario. Non abbiamo critturato Tot Live, quindi vai lento, così che non si perdano le cose. Io ascolto nel caso, no? Poi, oh, a me, cari ragazzi, io ho la chat là, vi leggo e mi fa piacere, vi vedo molto coinvolti, quindi vi ringrazio. E se c'è qualcuno, magari, che viene qua perché segue Sabaku e gli piace o viene interessato, che anche questo andamento lento magari vi può aiutare, se volete, se siete interessati, magari anche no, a buttarvi sul competitivo Pokémon. Quindi facciamo le cose step step, non solo per il nostro mega allievo illustre, ma anche per voi a casa, se volete magari riprendere qualche percorso lasciato indietro anni fa, ecco. Detto questo, Cobalion Justified. Cobalion, fammelo vedere, è leggendario, no? Sì, è uno degli spadaccini, Cobalion, Terrakion e Virizion. E i leggendari sono giocabili, quindi? Sì, allora, distinzione fra leggendari, non hanno un nome in realtà ufficiale, c'è nomi dati dai fan, etichette date dai fan, i cosiddetti Uber, Mewtwo, Kyogre, Groudon, quelli da copertina dei giochi, i cover boy, bravo. Sì, sì. E i semi leggendari, vabbè, sì, tipo gli uccelli leggendari, Zapdos, Moltres, Cobalion era, faceva parte del trio leggendario di Bianco e Nero. Quindi è indubbiamente valido, dimenticato, mai giocato per anni, si vedeva solo Terrakion e ogni tanto l'altro Virizio, Cobalion mai visto, adesso è particolarmente buono, Justified abilità, tutte le volte che Terrakion viene, che Cobalion è un'abilità condivisa anche da Terrakion e Virizion, quindi te questa cosa la puoi fare con tutti e tre, scegli, e anche questa cosa è importante perché uno è roccia lotta, però roccia c'è già Colossa, quindi no, lui è acciaio lotta, l'altro è erba lotta e ci potrebbe stare bene anche perché Colossal è debole acqua e terra e quell'altro è erba, va bene, però vabbè. Ti fai due ragionamenti, va bene. Tutte le volte che lui è colpito da una mossa buio l'attacco sale di uno stage. Ho capito. Picchiaduro, te lo ricordi? Mossa di seconda generazione di Argento e Oro. Se me la dici in inglese forse. Beat Up. Sì, sì, ce l'ho presente ma non ti saprei dire la descrizione. Allora, Beat Up fa un colpo con per ogni Pokémon che hai nel party. Ok, non l'avrei mai detto allora. Quindi fa 4 colpi. Indovina, indovina di che tipologia è. Ah, carino. Ok. Però 4 colpi non sembrano pochi. 4 colpi. Ah, aspetta un secondo, aspetta un secondo. Mi sembra, no, è una follia. Mi stai dicendo che sembra quasi una cosa non di Pokémon questa, nel senso, per come ragiona Pokémon a livello di codice, a livello di combattimenti, per colpi buio io darei per scontato 4 turni. No, 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 4 in un turno. No, no, lo so che sono 4 in un turno. Beat Up, però per come ragiona Pokémon, se un'abilità mi dice per ogni colpo buio, io non mi aspetterei mai che se un'abilità da colpi multipli, figo, cioè è una buona notizia, è interessante. Quindi ho sottovalutato. Quindi è un +4 in attacco per il signor Cobalion, così. Quindi, però tu, certo, figo. Questa però è single target, non è ad area. Esatto. Quindi questa è facilmente, tra virgolette, ovviabile da un avversario che parte con un redirector. Esatto, che può fare un provoke, Aperta parentesi, i redirector in questo metagame sono sostanzialmente di 2 tipologie. Tipologia folletto, cioè i vari Clefairy e Clefable. Sì, Clefairy, Mike, Clefairy. Si gioca non evoluto apposta, poi ti spiego volentieri perché. E i tipi erba, cioè coloro che possono imparare Rage Powder. Ok, cos'è Rage Powder? Polvorabbia, funziona esattamente come Follow Me. Esattamente, cioè bene, indirizza su di sé il colpo. Va bene. Però Colossal gli erba li devasta. Devasta. Quindi che fai? Mi liddi con un'erba che vuol fare Rage Powder? E se io liddo Sneasel Colossal? Certo. Certo. Oppure, certo, okay, mind game. Io liddo Sneasel Cobalion. Te hai l'intuizione giusta e parti con un redirector. Levo Cobalion, butto dentro Colossal e faccio surf. Te fai Rage Powder o Follow Me, per paura che io triggeri Cobalion con Beat Up, invece triggero in switch in Colossal. Allora, aspetta, adesso. Questa è una cosa molto importante per capire diverse cose di una partita. Ho ascoltato, ho catalogato le cose nella mia mente. Ripeti da capo. Allora, dici questa seconda parte relativa a... Esattamente, il mind game. Il mind game è... Beat Up su Cobalion è facilmente bloccabile da un avversario che parte con la redirection, perché redirecta su di sé Beat Up e non va su, fa sì che io non la possa fare sul mio Cobalion. Ok? In questo momento storico i rappresentanti in grado di apprendere queste mosse, che sono pochi eletti, Follow Me e Rage Powder, sono o tipo folletto, che hanno molto efficacia sulla tipologia fuoco e acciaio di Cobalion, peraltro anche, o tipo erba, perché Rage Powder è una mossa erba, è una polverina che fa sì che tu attacchi quel Pokémon lì. Colossal è particolarmente forte contro tipi erba. Quindi che fai? Ti esponi ridando con un redirector e io magari liddo di Colossal? Cioè, liddo, capisci? Cosa intendi? Liddo, perdonami, fai bene a domandare perché io do per scontate chiaramente terminologie. La lead, i Pokémon che metti davanti, due Pokémon che si sceglie per primi. Con cui si parte. Però quindi tu stai presumendo che il lead qui è Cobalion Colossal? Sneasel Cobalion. Ah, quindi è Sneasel Cobalion e in quel caso stai facendo uno switch. Levi Cobalion e metti Colossal. Metti Colossal e invece di fare Beat Up predicti che l'avversario faccia la mossa di rejection e fai surf. Adesso ho capito il mind game, perché la priorità, cioè se tu dai l'ordine a Sneasel di fare surf e poi cambi Pokémon, prima c'è lo switch, cambio di Pokémon. Sì, sempre. E questa è una cosa utile per memorizzare, per me. Bravo, no, ragazzi, è giusto, i ragazzi non lo sanno, ma appunto, come ti ho detto prima, i tipi per me sono qualcosa che entra da un orecchio ed esce dall'altro, perché non gioco a Pokémon, quindi piano piano entreranno quando si comincerà a smanettare, o io magari con il DLC eccetera comincerò a farlo. Però confermami o smentiscimi, io ricordo che, vabbè, fuoco però roccia non è super efficace contro erba, giusto? È il contrario. Roccia no. Okay. È il contrario, Sì, perfetto, sì. Ci siamo, perfetto. Come dice giustamente, mi piace molto coinvolgere la chat, Glaber dice, però se ti fanno una mossa terra su Cobalion, che è tipo acciaio, è debole alla terra, e te butti Colossal, perdi. Che ti rompe il culo, sì, certo. Capì? Ho capito. Cioè, questa è una triade che può fare veramente tantissime combo, però non è tutto oro quello che luccica, ha una pecca enorme. La pecca enorme è che, analizzando in maniera non solo quantitativa, ma razionalmente, cosa fanno proprio numericamente, sono Pokémon che aumentano le loro statistiche. Quando l'attacco, quando Steam Engine, quando Weakness Policy, quando Beat Up, ok? Cioè, la loro potenza è l'aumento delle statistiche, non è la messa e introduzione sul campo di un meteo. Ok? Oppure uno è di un meteo e l'altro è di statistiche. Fanno tutte e due la cosa di aumento delle statistiche. Ecco, questa strategia è, passatemi il termine, facilmente, anche se poi bisogna giocarla bene comunque, fermabile da una mossa che è abbastanza anche diffusa su un Pokémon particolarmente diffuso come Dusclops, che è AIDS, che è una spugna che azzera tutti gli aumenti e diminuzioni di statistiche sul terreno di gioco. Quando entra in campo? No, quando utilizzi questa mossa AIDS. È una mossa, non è una mossa. Okay. Pericoloso. Ok, quindi se magari investi tutta la tua strategia su attivare la weakness policy, che Weakness Policy è un oggetto che si consuma una volta sola, quindi te una volta che ti sei aumentato di surf... Certo, fine. Mangiata, okay. Finita, non è che te la puoi rifare. L'avversario fa i leads e te magari hai perso fatica, tempo, turni e è finito lì. Chiaro. Quindi chiaro, giustamente chiaro. Ci sono delle contromosse, se no qui staremmo parlando di un... giocheremo vabbè, tutto questo, no? Chiaro. Grazie, certo. Certo, certo, però a questo punto sorge spontanea la prossima domanda, no? Dica, dica. Ossia... probabilmente la risposta è in base a quello che generalmente è il roster in uso attualmente. Però la domanda è in base a cosa, perché, come, eccetera, vedo poi Gastrodon e Sylveon. Cioè che, qual è la scelta? Te lo dico per quali altri due... Ok, vai. Te lo dico subito sperando che, tornando sulla schermata di Showdown, non perda il mouse. No! Okay, allora, questo lumacone qui, ok, ha un'abilità Storm Drain che è molto, usando un eufemismo, utile alla causa del carbone Colossal, perché Storm Drain attira su di sé come un parafulmine le mosse tipo acqua. Davvero? Sì, e si aumenta l'attacco speciale di 1 ogni volta che succede. Quindi tu puoi fare Surf a Colossal e poi proteggerlo con Gastrodon dal tuo acqua. Esatto. Ho capito. Anche perché mosse spread di tipo acqua, spread, cioè che colpiscano tutti i bersagli sul campo. Facciamo un passo indietro. Le mosse Pokémon sono o spread ad area, cioè colpisce il mio compagno e i due avversari. Vabbè, sì, surf. Heatwave, sì, sì, sì. No, Heatwave è colpisco solo gli avversari, non il mio compagno. Oh, ok, ok, allora dimmi perché potevo confondermi. Infatti okay. ti voglio fare questo... Nice. Surf colpisce tutti, compagno e avversari. Ok. Heatwave o Moody Water, che è mossa acqua, colpiscono solo gli avversari. Ok? Hanno una potenza ridotta quando colpiscono sia quelle che colpiscono 3, 2 più compagno, sia quelle che colpiscono 2, i due avversari, hanno una potenza ridotta al 70% del loro valore nominale. Terremoto, c'ha 100? Quando è ad area, è una mossa da 70 sul compagno, una mossa da 70 su un Pokémon, una mossa da 70 sull'altro Pokémon. Però quando, cioè, tu non hai... come magari in un GDR il tasto per decidere se farla ad area o singola. No. È ad area se ci sono altri Pokémon. Okay. No, e sarebbe un delirio ci fosse, perché sarebbe un'altra ulteriore variabile. Che please not. Vabbè. Diciamo il tasto GDR qual è? Do terremoto, ma se Dynamax diventa Max Quake che diventa single target. Okay. Perché ti sto facendo questa specificazione? Perché abbiamo parlato tanto e abbiamo... fatto un convegno sui redirector, e i redirector ovviamente per definizione redirectano su di loro solo le mosse single target. Chiaro, ovvio. Quindi uno che fa Follow Me, uno che fa Rage Powder comunque non evita che Surf o Onda Calda colpiscano il compagno, giusto? Ovvio, chiaro, chiaro, chiaro. Idem per quanto riguarda abilità come Storm Drain, che attira su di sé le mosse acqua. E ce n'è un'altra analoga che si chiama proprio Parafulmine, che attira su di sé di Raichu o di altri Pokémon le mosse elettriche. Bene. Perché ti ho detto tutta sta robaccia? Perché le mosse Dynamax sono single target, quindi se l'avversario spara Max Geyser, cioè una mossa che sarebbe in grado di tirarti giù Colossal, te butti in campo con lo switch di sicurezza Gastrodon e te la puppi con Gastrodon. Perfetto. Vado oltre, vado oltre. Aspetta, poi vai, dimmi prima. Quest'ultima cosa ripetila. Nel senso, come fai a far puppare a Gastrodon l'attacco? Lo butti in campo. Ok, lì il redirect è automatico grazie al Pokémon, non c'è un altro passaggio. Okay, no, l'abilità chiaramente come tu lo butti in campo. Perfetto, ok, chiaro, chiaro. Ok? Sì, sì. Questo per dirti che comunque alcune mosse Dynamax sono costruite però da mosse spread, tipo Gastrodon ora nel nostro set ha Scold, che è una mossa acqua single target che ha un 30% di probabilità di scottare l'avversario, il che non è male, però lo si può giocare anche con Muddy Water. Un avversario che gioca Gastrodon, contro Colossal può dire: ah, io per ovviare al fatto che lui butti Gastrodon sparo Muddy Water, che è double target, però è una mossa da 85 ridotta al 70%. A Colossal gli fa cavolo 50%, se va bene, capito? Quindi sopravvive. Qual è quella che fa la differenza? La Dynamax. La Dynamax Gastrodon se la assorbe. Ok. Ok? Perfetto. Chiaro. Chiarissimo. Mi hai domandato... Sono attaccato alle zanzare, incredibile. Mi hai domandato perché di Sylveon. Sì? Sylveon è lì per fare coverage, per quanto riguarda le tipologie. Sia Cobalion che Colossal sono deboli alla lotta. Sylveon è un tipo folletto che è super efficace sulla lotta. Anche Sneasel è debole alla lotta, peraltro. Però vabbè, Sneasel... muore da due attacchi, qualsiasi che si siano. Però, per farti capire una domanda cruciale, tu hai il setup che mi hai appena spiegato e questo è tutto chiaro. Per quanto riguarda, per dire, cioè è necessario, ma Gastrodon e Sylveon in questo gruppo, in questo piano per Colossus, eccetera, sono opzioni. Cioè tu puoi avere delle variant. Sì, o è cretino e basta? No. Cioè io ti ho preso questo, ma di Colossal Team, come vengono chiamati, ce ne sono svariati. Ah, ok. Molti dei Colossal, diciamo, le quotazioni di un Gastro dentro un Colossal Team sono alte. Ho capito. Ok. Comunque ho detto 70%, ma ho sbagliato, 75%. 75%. Vabbè, no, pardon, in realtà a livello di... Quindi terremoto è 75-75-75. Lapsus. Superfluo, però sì. Ok. Altre declinazioni di Colossal, ad esempio, sono molto più offensive. Tipo, triggero Colossal, invece che poi avere il Gastrodon che me lo protegge e che mi fa assorbire la mossa acqua, ok? Morto Sneasel, butto dentro un Pokémon erba particolarmente forte che devasta i tipi acqua e i tipi terra. Sì. Cioè, come ti posso dire, una guerra preventiva. Esatto. Ha senso, perfetto. Te lo puoi declinare un po' come vuoi. Yes. Ok, questo è stato un percorso abbastanza chiaro e intrigante, perché fa capire... per la prima... È la prima volta che vedo... perché non mi sono mai interessato verticalmente alla questione, quindi proprio non me le sono mai andate a cercare queste realtà, quindi oggi è la prima volta che vedo costruire o comunque discutere di un party, di un gruppo, che non sia quali sono i Pokémon più forti, questi, mettili dentro. Cioè, no, qui io infatti ho pensato fosse una buona idea andare a sviscerare bene questa tipologia di team, perché al suo interno intrinsecamente c'ha il concetto di sinergia, il concetto di aumento delle statistiche, il concetto di investimento tutto su una Dynamax, il concetto di team preview, anche di difficoltà per l'avversario, perché poi Cobalion e Colossal sono un po' antitetici per quanto riguarda le loro resistenze e i Pokémon che sono in grado di fermare l'uno e l'altro. Cioè quello che ferma l'uno è debole contro quello che ferma l'altro, quindi è difficile per l'avversario. La team preview contro Colossal, nonostante si sappia bene cosa faccia, è palese, mette un cartello con scritto io faccio surf, però è comunque difficile per l'avversario, perché partono un sacco sin dalla team preview, sin da quel 1 minuto e 30 dove si deve scegliere chi mandare di lead. Partono i trip mentali. Sì, no, certo. Poi immagino che comunque i Pokémon è troppo rischioso cercare, cioè è talmente ovvio il ruolo di si chiama Colossal. Colossal. Oh mio Dio. Ottimo nome. Colossal. Lo sai, okay. Che gli piace queste cose. Stavo pensando magari a qualche appunto altro gioco mentale, ma quello sì che è poco Pokémon e molto più altri generi, perché è talmente evidente il ruolo di Colossal che provare a sostituire Sneasel con un altro Pokémon con poco special attack eccetera in realtà è sciocco, perché non ne vale la pena, faresti troppo male comunque a... Esatto. Al nostro caro main, ed è comunque palese il motivo per il quale è lì. Sneasel gli fa di Surf Colossal Dynamax, quindi raddoppia PS, raddoppia di fatto la sua possibilità, dimezza il danno che prende, appunto matematicamente gli fa comunque un 12% di Surf, ok? Proprio perché è la debolezza 4 per... Prima, un mese fa, prima dei ban, invece di Sneasel si usava Dragapult, che è un Pokémon fantasma, quindi non può essere fake outato da bruciapelo, che è una mossa normale, quindi intrinsecamente c'aveva Inner Focus. È un Pokémon che di abilità ha Clear Body, un'abilità che non gli fa calare le statistiche, quindi anche Pokémon eventualmente più veloci con Icy Wind o Bulldoze, roba che gli cala la velocità, non lo possono calare per poi magari ucciderlo con l'avversario e impedirgli di fare Surf. E arrivo al dunque, si usava comunque anche, se Dragapult in realtà ha tanto attacco speciale perché ha 100 di statistica base contro i 35 di Sneasel, e Colossal gli faceva 30-35 di danno. Però era un sacrificio che si faceva volentieri, capito? Chiaro, sì sì. Sì, vabbè, sì Dragapult faceva altre cose rispetto a Sneasel, più brutto. Vabbè, era un treno mi sembra, sì. Perfetto. Io ti propongo, se vuoi... Sì, allora, fammi vedere la partita. Ho altri due team da poter sviscerare, e sono altri due team che rappresentano categorie opposte. Tipo, uno è un Lapras team, cioè si vuole mettere il bandone e difendersi e fare una partita lunga, prendere pochi danni. L'altro non mi ricordo, oddio. C'ho 30 anni anch'io, Mike. Eccolo qua, tranquillo. L'altro è una voglia di sangue incredibile, perché è PZ team, cioè danni, però danni fatti in maniera proprio più all'arma bianca, cioè proprio sono forte, sono figo, dai, guarda, marcia, ti spacco. Però se vuoi si fa intanto un paio di match giusto per vedere tutta questa accademia all'opera e magari metabolizzi meglio. Dimmi te. Allora, abbiamo diverse strade. Questo è un ragionamento che si può tranquillamente anche approfondire senza poi i ragazzi, ma in diretta io ti dico, non abbiamo ancora discusso di una cosa che riguarda proprio il modo in cui muoversi, nel senso, non abbiamo un limite di live, la durata più o meno sarà, immagino, di un'ora e mezza l'una, qualcosa del genere. Esatto. Quindi, se il nostro timer è a circa mezz'ora dalla fine, ho diverse opzioni qua da poter proporre, sono tutte valide, ma e se una volta che mi fai un approfondimento di questo tipo, piuttosto che, cioè, l'idea di episodio con questo è il build up di 3 diverse tipologie di gruppo, magari che magari hai scelto una one trick pony, un'altra diversa, mi interessa, diciamo, la ramificazione di cosa può essere un gruppo di Pokémon. Però tu adesso mi hai detto siamo partiti e partiremo in questi test da una ladder bassa e così via, ma se proprio in nome di ciò che tra l'altro fai su Twitch eccetera mi fai vedere diverse partite con questo setup di diversi tier di abilità avversaria per vedere, e anche come ragioni tu, come se fossi in una tua diretta e io cerco di assorbire. Volentieri, per me. Perché uno potrebbe essere... Così hai modo di farmi domande in diretta. Potrebbe essere un episodio per questo setup, che è la prima volta che mi mostri un setup, è la prima volta che vedo un setup, e vederlo in movimento attraverso proprio una reale chance di perdere, una reale chance di essere inculati o di inculare, per essere molto tecnici, è interessante. Cioè, va bene. Mi piacerebbe. È anche la via che secondo me è più let's go, è più funzionale. E, ok, anche perché avrebbe notevolmente senso non introdurre anche altre cose, che sarebbe accademia, che comunque ti servirebbe, perché sennò non l'avrei pensato. Ma la faremo. Ma la faremo. Non scappo. Il fatto è che il 22 escano i DLC nuovi e il regolamento nuovo cambia il mondo, quindi andare a introdurre ora... quindi probabilmente ci conviene già. Allora, diciamo che hai ragione, perché è perfetto quello che dici, le cose cambieranno, ma ricordati che io sono a un livello talmente basso che mi interessano le modifiche, mi servono le tipologie, proprio la base. Però va benissimo, sì, tanto... Vai, allora facciamo qualche match con Cobalion, con Colossal... Sì. Per ora provo a distruggere un innocuo giocatore che sta lì. Però comunque se giochi su Showdown sei comunque un appassionato, Però va bene. Connecting. Vediamo cosa viene fuori. Sono le musiche sparate. No, mood sound. Oh, com'è che non trova nulla? Okay. Però aggiorna, sì. Mi fa una refresciata. Bene o male è aperto fra ninnole e nannole da un'oretta. Sì, no, è vero. Poi ti ha rubato il mouse un paio di volte. Mamma mia. Io comunque mi... Prego, no, vai. Dicevo che magari è il giorno in cui va down il sito. Ah no, che ha trovato. Eccolo. Io comunque voglio ringraziare veramente di cuore tutti coloro anche, insomma, stanno facendo le subs come politica interna quando c'è... una collab che, per non perdere il filo del discorso, nonché non interrompere l'interlocutore, e a maggior ragione in live istruttive come queste. Dove se si perde il filo siamo rovinati. Non vi ringrazio uno per uno come faccio di solito, ma insomma lo sapete, la mia gratitudine ce l'avete sempre e comunque, perché se facciamo anche queste cose con il magico Sabaku è perché siamo cresciuti tanto, grazie anche ai vostri abbonamenti. Grazie, scusami la mastrotata. Allora, questo è un team conosciuto all'interno della mia community, perché è un team che hanno buildato i ragazzi del nostro gruppo, quindi qui ci scommetto le mie pantofole che questi ci conoscono e ci rovineranno, ma noi ci proviamo lo stesso. Allora... team preview. Allora, Talonflame, il piccionazzo sulla sinistra, quello rosso, è in grado di mettere in maniera prioritaria il vento in coda, la Tailwind. Scusami se mi viene da dire anche la parola in italiano, ma è deformazione professionale. Vabbè, tu fallo. Tailwind, quindi raddoppia immediatamente la speed a lui, al compagno e a tutto il party per 4 turni, quindi tecnicamente lui potrebbe avere qualcuno fin da subito più veloce, non solo di Sneasel ma anche di Colossal, quindi potrebbe essere lecito pensare Talonflame più Dracovish, che è un Pokémon di tipo acqua che picchia come le mine, così che io Colossal ma anche Cobalion non li posso giocare serenamente. Però Dracovish mena de acqua, quindi il mio Gastro dietro potrebbe intervenire e intercettare questa sua volontà. Ecco perché probabilmente lui non lidda di Dracovish, anche se sembrerebbe una cosa facile da fare, o comunque se lo fa ha un piano B. Tu in quel caso dovresti lidare, che so, cioè con Gastrodon fin da subito, però. No, lo potrei buttare dentro il switch in. Ah, è vero, perché ha priority. Sì. Questa cosa della meccanica dello switch la devi ancora metabolizzare. Sì. No problem. Allora, noi abbiamo anche un'altra via, una terza via, che è quella... abbastanza inaspettata e secondo me contro di lui potrebbe essere paradossalmente la vincente, che è quella di mettere noi la distorto zona, la Trick Room, cioè i Pokémon più lenti e i più veloci. Buono? Non fotte completamente Sneasel questo? Sì, però contro di lui è particolarmente difficile riuscire a essere più veloci in virtù di quel Talonflame che raddoppia la velocità. Quindi potenzialmente se lui mettesse Tailwind potresti rendere comunque Sneasel più veloce, perché sarebbero ancora... Ho capito. Esatto, ma più che Sneasel, Colossal è veramente molto lento, a 61, è lentissimo. Diventa veloce proprio perché va a più 6 che diventa per 4, capito? Sì. Ecco perché io partirei, e cominciamo perché sennò è tutta accademia. Sneasel, Dusclops, Colossal, e Sylveon. Ok. Fai da po'. Ok. Noi in questo caso utilizziamo Sneasel non come catalizzatore di tutta la robaccia, ma come fake outer, perché anche lui ha fake out, quindi anche lui ha la possibilità di bloccare un Pokémon, ok? e quindi magari mettere Trick Room. Però in questo caso a te non interessa bloccare Talonflame perché ti fa comodo che li renda più veloci, no? Sì, se non fosse che Talonflame viene giocato tantissimo, e in questo team ne sono certo perché conosco proprio le mosse di ognuno di essi, giocato con provocazione, con taunt, che è una mossa che ti impedisce di fare mosse di supporto, e distorto zona lo è. Quindi se lui ci fa provocazione noi non mettiamo distorto, lo dobbiamo bloccare questo turno. Darmanitan invece è choice item, cioè è choice scarf, velocità per 1,5, è uno che picchia le mani, non ha provocazione. Quindi io andrei così. Poi magari questo game plan che facciamo di voler mettere distorto zona si rivela non essere buono, ma intanto è uno, cioè è un plan. Fossi partito con Colossal o con Cobalion, era un difficoltà. Vedi? Qui lui è stato bravo e io ho fatto questa mossa rischiando molto. Hai capito cosa è successo? È tutto molto veloce, quindi sì, perché secondo me in futuro in questi esempi dovremmo utilizzare proprio la cara vecchia Switch. Ok, sì, volendo si può fare, eh. Io la prossima, se vuoi, te la faccio su Switch. Lui ha cambiato Pokémon, ma ha buttato dentro. Ha buttato Taunt, giusto? Sì. Sì, perché Fake Out non è partito perché ha buttato dentro Tsareena, che ha un'abilità, Queenly Majesty, ok, regalità, che blocca le mosse prioritarie che tu subisci. E Fake Out lo è. Quindi Fake Out è stato bloccato da Tsareena che entra e mette l'abilità. Talonflame non è stato bloccato e ha fatto Taunt su Dusclops. Mica, ma cioè, tre passi avanti, ma che cazzo? Ma si gioca così. VGC è questo, eh. Lo so, wow. Ora lui molto probabilmente farà Tailwind. Cioè fa vento in coda. E Taunt è qualcosa che rimane permanente o se tu cambiassi poi tornassi? Dura 3 turni, barra 4. Sì. Ok. Nice. Io potevo leggere questa cosa, però se avesse fatto altro mi avrebbe comunque fregato. Cioè, e la chat che cerca di ricordarti che ha Pressure, cosa significa? Dusclops ha Pressure. Sì, è un'abilità sbagliata questo TT, cioè dovrebbe avere Frisk, che è un'altra abilità. Ok, ma dimmi perché. Perché Frisk ti dice quando comincia la partita gli oggetti dei due Pokémon che hai davanti, che le informazioni in VGC sono oro. Pressure abbassa l'attacco, giusto? No. Quella è prepotenza. No. Pressure, banalmente, le mosse che utilizzano contro quel Pokémon consumano il doppio dei PP. Dei punti potenza. Sai, vabbè, sì. Esattamente. Cioè. Qui chi ha fatto il team, che io l'ho proprio impilato, ha sbagliato quando lo ha sottoposto al sito da quale l'ho preso. Frisk. Sono finte. Detto questo, lui metterà Tailwind di sicuro. Cioè, la partita è già praticamente e fortemente compromessa. Ma noi ci proviamo lo stesso. Proviamo a vedere se fa un errore. Noi si fa Surf e si butta dentro Colossal. Lui metterà Tailwind. Se non lo fa, ha perso. Ma lo fa, perché ovviamente non è tordo. Se io turno 1 avessi fatto Surf e dentro Colossal, avremmo già vinto. Ah sì, eh? Lo vedi? VGC, da questo punto di vista, è un po' vile, perché ha ragione chi vince, non c'è una mossa giusta alle volte. Ah no, certo, certo. Cioè le mosse giuste erano due. È un 50-50. Sì, vabbè, lì è vabbè, è ovvio. È lo stalo là, cioè sì. Ok. Non è una cattiva idea, infatti, ok. Perché Talonflame mette Tailwind in maniera prioritaria se è a piena vita. Se io avessi fatto Surf, lui mi avrebbe fatto Taunt su Colossal. E chi se ne frega. Capito? E poi dopo non avrebbe più potuto mettere Tailwind in maniera prioritaria. Il nostro avversario, io vedendo questo team, cosa ti ho detto? È uno dei nostri, sa giocare benissimo. Dimmi. Ma Colossal non ha mosse prioritarie, no? No, però l'avrebbe fatto su Dusclops, che noi avremmo tolto. Tu avresti cambiato, ok. Cioè noi avessimo fatto quella mossa lì, avremmo vinto. Partivi comunque con loro due, poi cambiavi Dusclops. Cioè se io turno 1... era una trappola, sì. Guarda, allora, tanto questa è andata, va bene? Ti voglio far vedere una cosa. Alfa, tanto probabilmente ci stai seguendo. Ma che nessuna è andata, perché non è questione di vincere o perdere, bensì... Io sto chiedendo al mio avversario di rifare le stesse cose, va bene? Ti faccio vedere. Ok. Tanto, vedi, è italiano ovviamente. Per fortuna. Lui ha giocato benissimo, no? Perché sì. Rematch. Si gioca con il solito. Ok. Mica santo questo comunque, ok. No, ma i ragazzi italiani sono... Vedi, noi si parte uguale a prima. Si può fare Trick Room, ok? Con gli stessi. Te fai la predict che lui butti dentro Tsareena e faccia taunt, va bene? Sì. Fai Surf e dentro Colossal. Sì, è certo. Vai. Chiarissimo. Capito? Chiaro, sì, sì. Lui ora con Talonflame è più lento di Colossal. Non può mettere Tailwind che gli raddoppia la velocità a tutti. E io ora lo devasto. Sì, perché sei pietra. Madonna. Ok. Capito? Ok. Sì, sì, sì. Quindi qui noi potremmo fare... prepariamoci un po' la giocata. Sylveon... Leviamo Sneasel che ormai il suo l'ha fatto. Ci serve più a nulla. Si leva Sneasel e si butta dentro un Sylveon che fa molto male a uno dei Pokémon che ci potrà shottare eventualmente Colossal, che è Dracovish. Così che andiamo a creare un 50-50 i turni dopo se lui ha portato Dracovish. E qui si Dynamax, si Gigamaxa e si fa subito la G-Volcalit su Talonflame, perché se lui mette Tailwind rifà Pasqua di domenica come prima. Esatto. E allo stesso tempo con i Volcalit mettiamo anche i dot dell'avversario. Dimmi, perché Tailwind... Aumenta la priorità delle mosse. No, aumenta la velocità al party per 4 turni. Comprensivo del primo. Non la priorità. Quanto? La raddoppia. È come se virtualmente i Pokémon in campo avessero un +2 in statistica. Poi, male. Sì, ma il +2 è comunque... No, virtualmente. Il +2 non c'è come statistica. È proprio una condizione di stato. È come se fosse un meteo. È un vento in coda. Una tailwind. Quindi è aritmetico proprio. Okay. Esatto. Vabbè, sì, è ok. È come avere una priorità. Vabbè, sì. È sottile, ma è una differenza che fa la differenza, perché avere una priorità, e noi qui l'abbiamo capito specialmente con Tsareena, vorrebbe dire avere le mosse che hanno una priorità e che quindi sarebbero magari bloccate da un'abilità come Queenly Majesty. Essere banalmente più veloci invece in alcuni casi quindi è meglio. La differenza tra un +2 velocità e Tailwind è nessuna. Ah, ok, è nessuna. Solo che la differenza è nessuna all'atto pratico. Cioè un Talonflame di un avversario che è sotto Tailwind ma è a +0 di statistica di velocità, e un Talonflame mio a +2 di velocità ma senza Tailwind, hanno la stessa velocità. Ah, perfetto. Però se l'avversario fa AIDS può cancellare il mio +2 ma non la vento in coda. Sì, perché il vento in coda tra l'altro in qualche modo... interessa anche i Pokémon che non sono in campo, perché lo riceveranno quando arrivano. Sì, per 4 turni. Ok, fantastico. Okay. Perfetto. Sì, 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 sì. Buono, io qui mi metto a picchiare come un satanasso. Quindi direi di fare Hyper Voice e Flare a destra. Hyper Voice, vabbè, sono una mossa che mena. Okay. Che mena, sì. Minchia. Lui ci fa male, però facciamo più male noi a lui. Darmanitan è debole, è Ice, quindi lo possiamo decidere se ammazzarlo di fuoco, non ce ne frega niente. Io lo friggo. Lui ci tira giù. Guarda, a fine turno, vedi Duraludon perde PS? Sì, certo, è il volcanic coso, sì. Guarda, vuol dire tantissimo. Vuol dire veramente tantissimo. È quello che ti permette poi di ucciderlo piuttosto che lasciarlo con pochi HP, certo, lo so. Lo capisco, sì, sì. Guarda com'è andata la partita. La partita di prima l'avevamo persa in maniera netta. Questa l'abbiamo vinta in maniera netta. Differenza, sì, turno 1. Farà taunt, non farà. È un caso specifico, non è così Pokémon... che se sbagli turno 1 perdi. Contro Colossal la difficoltà è che se sbagli turno 1 perdi. Ecco perché è un team forte. Non so se mi spiego. Sì, sì, no, altro che. Senti, vuoi farla su Switch una partita con questo team, con Colossal? Come potrei farlo io? No, lo faccio io. E ti sì, ok. No, no, io ora voglio proprio essere passivo, nel senso, assolutamente, osserviamo, vai. Che magari è più lento? Sì, perché no? Secondo me è anche un finale perfetto di live, volendo. Dai. Una partita che prende più tempo, ma è... Dura vera, esattamente una ventina di minuti, guarda. A posto. Riprendiamo il solito team e allora facciamo il cambio di schermata, che tanto l'avevamo previsto, perché effettivamente si presta anche di più. Eccoci qua. Ora ti condivido la schermata su Discord, così puoi seguire anche... Vai. E poi c'è questa funzionalità che se te ti vuoi anche post DLC, quando hai stratificato bene, buttare a fare qualche match così con, beh, sì, ma... con qualcuno in chat che ti aiuta. Alla fine, e certo, ho visto che in tanti hanno alzato la mano prima. Ci sono i rental teams, te l'avevo già detto, mi sembra. Cioè te inserisci un codice. Sì, quello è figo. Sì, 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 sì. Vedi, io so tutto in inglese. Vabbè, sì, sì, no, perché altrimenti è confusionario. E noi ora si va a mettere il suddetto codicino 000003. C'ho un accavallio di finestre che è la metà basta. Ti credo. Comunque dai, oggi secondo me si è fatto dei passi avanti, eh? Sono... Altro che... No, tra l'altro perfettamente complementare. Da maestro sono... Suona malissimo. No, l'ha tolto. No, l'autore del team l'ha tolto. Vabbè, se ne piglia un altro. Se ne piglia un altro simile, sì, guarda. Lo troviamo, dai. Ok. Sì, si è tolto anche questo, siamo rovinati, no? Sì, esatto. È la fine. Ganzo, perché la gente condivide. Ci sono dei siti dove te, per aiutare, condividi il tuo rental team, no? Se te li togli però dalla tua console Switch, lo togli dalla... Cioè, voglio dire, il senso qual è? Ne ho condiviso uno anch'io, ma lo lascio lì. Se lo tolgo... Certo. Vediamo un po'. Magia, magia. Ce l'abbiamo. Questo, come vedi, è Colossal. Guarda, è anche figo che sia diverso, perché l'altra declinazione... Qui c'è Weavile. Qui c'è Weavile, che farà più male. Può essere fake outato, però offensivamente... Tipo, presente la situazione di prima che abbiamo tolto Sneasel perché non serviva più a niente? Sì, qua non serviva, qua potrebbe ancora servire. Qui potrebbe ancora servire perché Triple Axel comunque fa danno parecchio. Ok? E poi invece di Cobalion c'è Virizion, quello che ti dicevo, l'altro spadaccino, tipo erba però. Ok? E Primarina? E Primarina adesso è... quite illegal. Cioè, Primarina è come il prezzemolo ora in VGC. Primarina con l'assault test, dove lo metti sta. Perché ha una tipologia particolarmente fortunata per le cose che si utilizzano. Per le resistenze. Picchia, ma allo stesso tempo è resistente. Questo è un team profondamente, magari, se vogliamo, diverso, perché non c'è Gastrodon, no? Però applica quella cosa che ti dicevo prima. Anzi, Mike, io se non... Vabbè, dai, facciamo una partita con l'account americano, perché io sto cercando di arrivare primo in ladder. Quindi... No, 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 non devi, non rovinarti. Per no, no, per te lo faccio volentieri. Una persa ce la possiamo permettere, dai. Va bene. Ok, dai. Anche perché ora sono 495esima. Ho fatto un paio di live dove... Sai le live disastrate dove non... Dove un po' giochi male perché sei cotto da trasloco, sì, un po' hai sfortuna. Quando i miei amici giocano ad Overwatch, quello che contano alla fine sono i rank persi, sì, sì. No, io sono partito, 2 giorni fa ero 15esimo. 15 al mondo. Ora sono 4,95, capito? Michelangelo, ecco, ovviamente abbiamo trovato anche uno che... Uno tostissimo. Uno che... Al tuo stesso... No, 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 questo no, sono io. Tuo, okay. Ma che cazzo, stavo dicendo, ma come? Ma che cacchio? Ok, wow. Allora. Ecco, vedi, avessimo avuto Sneasel... Era meglio? Sì, perché lui ha Mienshao, che sarebbe quel gatto bianco-viola, il terzultimo, che ha bruciapelo, che su Weavile funziona. Che cazzo? Bravo, sì, non avrei saputo dirlo meglio. Cioè... Io, okay. Allora, andiamo a controllare un attimo. Poi il nostro è un team coreano, quindi sculiamo. Va bene. Sono in ansia pura. Ok. Perdonami perché anch'io mi devo un attimo ambientare, ma tanto la mia mente sta già lavorando. Ok, no, no, tu lavora, lavora. Allora... Ti faccio vedere un'altra declinazione di Colossal che prima avevamo già provato a fare. Ok. Ossia quella di giocarlo sotto Trick Room, perché Colossal è forte anche perché è veramente lento. Quindi te lo puoi giocare sotto Trick Room. Poi certo, se magari lo accendi in tutti i sensi con una mossa acqua, la velocità va per 4, quindi una cosa lenta per 4 diventa molto veloce, no? Ovviamente, ma aspetta, una cosa lenta per... In che senso per 4? Il più 6 in statistica è per 4 di velocità. Sì. Ah, sì, no, no, ma certo, no, mi stavo pensando ancora a Trick Room. Ma le card non c'entravano assolutamente nulla con voi, mi sembra. No, perché sono quelli del gruppo prestato, giusto? Sì. Pressure anche qui, ma ragazzi, ma... Ah no, Pressure c'è, Frisk, Scope Lens e Focus Sash. Vedi? Qui ci sarà l'abilità giusta, abbiamo visto gli oggetti dell'avversario. Ora, devo spiegarti in maniera veloce perché qui purtroppo abbiamo 45 no, no, tu secondi. Qua gioca, io cerco di... Fake Out su Mienshao è una cattiva idea, perché lui ha l'abilità di Sneasel, probabilmente, in focus, non può essere fake outato. Però ha foca al nastro, quindi non lo potresti tirare giù, ha però le resistenze di un gattino. Quindi triplo axel è una mossa che potenzialmente fa 3 colpi. Ogni colpo è di potenza crescente. Sì, poi plausibilmente con Surf dopo lo uccide. No, quindi dovrebbe venire giù, se non sbaglio i miei calcoli, già subito. Perché gli puoi superare l'oggetto con i primi colpi, ho capito. Lui toglie Intelleon, guardiamo se annusa la nostra voglia di Trick Room. Sì, però chi se ne frega. Questo perché è il problema Mienshao? Perché Mienshao viene giocato con Taunt, con provocazione, quindi ci bloccherebbe, come è successo precedentemente con Talonflame su Showdown, la Trick Room. Infatti qui ci aveva provato a fare provocazione su Dusclops e noi lo bypassiamo con triplo axel. Però con quel triplo colpo non si è attivata la sua possibilità di fuoco al nastro, no, perché non è stato un colpo. Pareva solo il primo ok. Quindi qui il gameplay che ho fatto, buono. Non era scontato che facesse 3 colpi, no? C'è la classica maledizione dell'inculata atomica. Per niente. Perfetto. Ora, qui con Weavile siamo i più lenti in campo, perché io ho fatto sì che i più veloci attacchino per ultimi e viceversa. Però comunque, quindi, se lui ci ammazza Mienshao, siamo contenti perché entriamo con Colossal. Sì. Se non ci ammazza comunque facciamo una buona mossa. Ok. Ok? Qui ci sarebbe la mossa del demonio, Alli Switch, che scambia i posti. E che io, fai pure. Perdonatemi, è una mossa che odio con tutto me stesso, però ce l'abbiamo, la facciamo. Ah, tra di loro! Sì, questa è una mossa che se non ci fosse il competitivo sarebbe molto più salutare, perché ci dovrebbero essere 2 puntate per spiegarlo, esula proprio esula veramente proprio da ogni logica. Tant'è che lui aveva attaccato Dusclops e invece attacca Weavile. Che cosa fastidiosa. No, che cosa vile, cioè è terribile. Esatto. Io però devo in qualche maniera cercare di non perdere questa partita perché l'account buono. Ma è una mossa, sta lì, cioè. Lo so, però sarebbe meglio un ciclo, cioè, però c'è. Esatto, sì. Ok. Io vado di Nightshade, ombra notturna a destra, che fa sempre un ammontare fisso, fa un danno fisso del numero dei PE, del numero del livello del Pokémon, quindi fa sempre 50, e non 50. È male. E di qua rifacciamo ancora tipo Axel. Perché non rifaccio Alli Switch? Perché lui potrebbe farmi, e è il motivo per il quale poi è cancerogeno Alli Switch, potrebbe fare Poltergeist, che è la mossa che fa molto bene contro Dusclops, su Weavile, pensando che io scambi posti. Certo. Cioè, per quello è brutta Alli Switch. Esula, capito? Infatti, guarda, sto disperato va di Momerang, perché pensavano si buttasse Colossal. Porca miseria. Perché era super efficace su di lui, no? Sì. 4 per. Perché è fuoco, terra, roccia, il fuoco è debole, la roccia è debole. E l'abilità passiva si attiva solo con l'acqua, no? Anche con... Si attiva solo con l'acqua e il fuoco. Fuoco o acqua? Sì. Ok. Noi ora Colossa però lo buttiamo, perché, ascoltami bene caro Mike, Dusclops nel nostro set ha una mossa, Bulldogs, la vedi questa mossa terra qua? Sì. È terra, quindi è super efficace. Ci attiva la Weakness. Prima okay, cosa. Ma due, non l'abilità. Okay. Non l'abilità, ma in questo caso ci fa comodo che non ci aumenti la velocità, perché siamo sotto Trick Room. Ma anzi, se ti dicessi che Bulldogs cala la velocità di tutti quelli che colpisce? Wow. Hey. Ok, ok, bene. E quindi adesso Colossal gli viene, gli viene attivata la Weakness, ma gli viene calata la velocità. Vedo la preoccupazione nel suo sguardo, ok. Ah, ambedue Pokémon davanti sono deboli a roccia. Qui c'è solo da capire una cosa. Il nostro Colossal ha 61, quindi ha meno 1 di velocità e 61 diviso 1,5, cioè siamo all'incirca sui 41. Marowak potenzialmente potrebbe essere più lento qualora il nostro avversario lo avesse fatto. Natura sfavorevole, 0 IV. Però la cosa che ci piace, che abbiamo gigamattato prima noi di lui, il che sotto distorto zona significa che già all'ordine degli attacchi ci dice prima Colossal. Questa è ad area, come Surf. Guarda, giù la velocità, si attiva la Weakness, più attacco, e più attacco speciale soprattutto, che è quello che ci interessa. Giù la velocità anche a Marowak. Okay. Attacchiamo prima noi di Marowak. Ma l'effetto della velocità si applica immediatamente? Da... Sì, si attiva immediatamente. È la novità di Spada e Scudo, se ti ricordi. Ne parlammo, okay. Che vento in coda e le diminuzioni della velocità sono istantanee, molto più realistico. Ok. Scusatemi ragazzi se c'è la capture che spara tanto di volume, ma... Ok. Lui qui adesso è abbastanza, come dire, sì, nel sacco, perché noi abbiamo 2 turni ancora di Dynamax, lui l'ha persa e c'ha il dot. Bocca al lupo. E Braviary contro Colossal è uno 0, non fa niente. Certo. Ma l'inquadratura col grandangolo? Bellissimo. No, ma guarda, io sono convinto, uno dei motivi per i quali si fa anche i numeroni su Twitch è la mia, ovviamente, insaziabile simpatia, ma anche perché su Switch sono belli. Il grandangolo non me l'aspettavo. Ok, carino. Voglio controllare i turni che mancano di Trick Room. Ce n'è uno. Io voglio fare una cosa. Metto il fuoco, perché Inteleon proteggerà. No, forfetta il nostro avversario. Qualora avesse protetto e Pokémon tipo acqua, noi mettevamo il sole in campo. Il turno dopo le mosse acqua sarebbero state calate e ci avrebbe fatto male, ma non ci avrebbe ucciso. L'unica cosa oh, porti bene, sei vinto. Grande, infatti. Vediamo un po' che cosa succede quando vinci. Allora, torno indietro perché se premo continue ce ne fa fare un'altra, ma ti faccio vedere, infatti, ti faccio vedere come aggiornare, come aggiorna. Sì, esatto, sono curioso. Figa. Ma aspetta, curiosità che non ha niente a che fare col competitivo, ma vai. Il power up del tuo, il level up del tuo rank è derivato in questo numero dal fatto che lui era 200 o semplicemente perché hai vinto e basta? Allora, se tu vinci con qualcuno di alto guadagni molte più posizioni. Ah, ok. Cioè, allora, purtroppo devo dire una cosa, il matchmaking di Pokémon è fatto un po' a cazzo di cane. Non credo che debba stupire nessuno. Però, sì, cioè, è ovvio che non lo... Nel senso che all'inizio nei primi secondi quando cerchi ti cerca di peirare con qualcuno limitrofo alla tua, al tuo lignaggio di posizione. Dopodiché se non trova, io l'altro giorno ero 20° al mondo e mi ha peirato con il 5900. L'ho battuto, no ero 22°, scusami, l'ho battuto, ho guadagnato 2 posizioni, sono diventato 20°. Ci avessi perso mi avrebbe sparato in stratosfera 90°. Capito? Minchia, okay. Se avessi beccato il numero 5, lo batto, andavo 10° da 22. Capito? Ah, ho capito. Sì, 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 sì. E l'unica cosa verso la quale ho avuto un momento di distrazione, vediamo se riesce a tornare indietro con la mente, era il ragionamento dell'ultima mossa che hai fatto. Quando devi calcolare volentieri la velocità, no, voglio essere sicuro che certo quello che era quando hai fatto, avevi ancora Colossal in Gigamax e ragionavi sulla velocità di rispetto penso agli ultimi 2 sopravvissuti quando c'era Marowak che ha Gigamaxato, che ha Dynamaxato subito dopo. Allora, credo... ho controllato il tasterino perché Distorto Zona dura 5 turni. Sì. O meglio, 4 perché dura 5, ma il primo, mentre lo fai, non vale. Nonostante ci sia le velocità dinamiche, Distorto Zona ha una priorità di -6, quindi è sempre l'ultima mossa che fai. E se no sarebbe troppo forte. Dai Distorto Zona un Pokémon veloce e Snorlax diventa il più veloce in campo. Ok, quindi dura 4 turni giocabili e noi ce li eravamo giocati, ne mancava uno, quel turno che io ho sparato la mossa fuoco su Inteleon, su quello acqua, okay, sì, sul secco a versare, perché lui avrebbe potuto fare protezione, reggere, finisce la Distorto Zona, la Trick Room, e lui diventa più veloce di me e lui è tipo acqua, quindi se io non metto il sole predictando che lui protegga, perché se non protegge muore, te lo secco. E se tu fossi sopravvissuto avresti ottenuto anche il bonus. Ciao amore. Non diceva a te, Mike, era la mia ragazza. E se tu avessi avuto la chance tramite il sole di sopravvivere all'acqua, sì, avresti avuto il bonus fuori da Trick Room. Sì, e sarei andato da -1 a +6. E quindi per lui sarebbe voluto dire piovere sul bagnato. Ok, figo, fantastico, è stata una live molto precisa secondo me, ottimo. Secondo me sì, guarda, ero, ti dico la verità, ero un po' preoccupato di riprendere il filo, piacevolmente preoccupato, di riprendere il filo dopo mesi e fare non una classica live dove ci si parla addosso tanto per... E invece il nostro modus operandi che ci siamo imposti all'inizio, di non avere un canovaccio prefissato, ma di lasciare il pascolo libero competitivo, ci sta secondo me premiando, perché è venuta una gran bella live e secondo me ne esci arricchito. Cioè la prossima volta ritroviamo un Sabaku più Ash Ketchum di prima. È vero, comunque sono state cose importanti, figata, perfetto, nice. Io, cari ragazzi, saluto il nostro illustrissimo ospite, lancio 5 minuti di restarting soon e mi butto in battle. Quindi io e Mike mi metto a fare matchmaking, quindi rimanete là perché dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato ieri con il bonus stage che ci hai appena regalato perché sei vinto un match. Dai, fantastico. Grazie mille Mike, noi secondo me avrebbe senso ci rivedessimo post DLC, dopo il 22, almeno. Va bene? Sì, sì, assolutamente d'accordo. Perché se ci si rivede anche solo fra 2 settimane, a 2 o 3 giorni all'uscita di DLC, si parla di cose che diventano obsolete 48 ore dopo. Touché. Alla prossima. Ciao ragazzi, starting soon, 5 minuti e poi Battlespot. Ciao ciao. Sei assolutamente te, complimenti te li devi prendere tutti, non